Allora, benvenuti all'approfondimento dei CFD, CFD Trading, Contract for Difference, strumento finanziario un po' particolare, però approfondiremo magari dopo perché oggi abbiamo Fausto Tennini qui in studio. Buongiorno Fausto. Buongiorno a te, buongiorno. Abbiamo iniziato una nuova rubrica con Fausto dei titoli esteri interessanti, solitamente facciamo uno short, uno long, quest'oggi seguiamo sempre il nostro short o long o sì, anche perché varia qualcosa? L'area sta un po' cambiando, per cui è bene tenere presente anche gli short. Ah beh, visto quello che sta succedendo quest'oggi in Italia. Allora, primo titolo, abbiamo First Energy, che è una holding che controlla diverse aziende operanti nel settore delle energie rinnovabili. È quotato sulla borsa di New York, la market cap, ossia la capitalizzazione, di circa 13 miliardi di dollari. Questo è il grafico di First Energy, perché risulta interessante, Fausto Tennini? Ma allora, risulta interessante appunto per un eventuale short. Sì. Vediamo questa pressione su dei minimi di medio termine abbastanza interessanti, sono minimi degli ultimi anni. Il titolo sta perdendo via via forza relativa. L'indebolimento di Wall Street nelle ultime tre sedute lo vediamo, è stato preso in pieno, nel senso che il titolo ha un beta molto elevato, quindi ha amplificato la caduta del mercato americano e sta ora rompendo il ribasso a 31,50. Tecnicamente ci si potrebbe aspettare un tentativo qua di consolidamento. 31,50, sì. Questa è l'area di supporto che adesso, in base all'analisi tecnica, è diventata resistenza. Dovrebbe ritestare. Solitamente nell'analisi tecnica, dopo la rottura di un supporto, si sfoga parte di un movimento ribassista, come sta succedendo qua adesso, per poi andare a ritestare la linea, certo, di il supporto che ora è diventato resistenza, e poi eventualmente tornare a scendere. Esatto, quindi mi aspetterei un tentativo di rimbalzo verso l'area 31,50-32, sì, un nuovo massimo relativo sotto quei livelli, quindi attorno alla linea orizzontale blu che abbiamo tracciato, fornirebbe un'opportunità di aprire delle posizioni short. Ma fammi capire, tu aspetteresti il titolo qua a 31,5? Sì, esatto. Lo aspetteresti 31,5, per poi aprire, esatto, un'altra, esatto, con uno stop appena oltre 32, perché chiaramente bisogna mettere uno stop, quindi, appena sopra. Giusto qua? Sì, appena sopra quei massimi relativi. Tra l'altro qua non lo vedo, ma mese. C'è anche un gap down? C'è un gheppino lasciato aperto. Un gheppettino a ribasso. E i margini di discesa qui non si vedono, però potrebbero essere abbastanza ambiziosi anche verso 25,50-26 dollari. Quindi gli spazi di discesa ci sono. Tu sei un professionista, io sono solo un piccolo adepto dell'analisi finanziaria. Qua c'è la media mobile, giusto? Conferma il fatto che sta al di sopra del trend, conferma comunque l'ipotesi di un... Il trend di fondo lo si vede chiaramente anche guardando semplicemente i prezzi, è ribassista. Sì. Questa è una media mobile media attorno ai 55 giorni, se lo allungassimo un po' i 200 giorni sarebbe chiaramente molto più... accompagnerebbe in modo molto più chiaro tutto il trend ribassista anche nel periodo, diciamo, agosto, settembre, ottobre. Allora, altra opportunità questa volta long è Deutsche Postbank. La descrizione è ovviamente Deutsche Postbank è la principale società, anzi non so se è l'unica, la principale società di servizi postali. Come fosse il nostro Banco Posta, diciamo, nostro in Italia. Banco Posta, esatto. La Xetra è la borsa su tedesca, cui è 32 miliardi di euro la capitalizzazione, un gigante insomma. Sì. Allora, ma in questo caso potrebbe essere un'opportunità in acquisto. Il clima sui finanziari rimane un po' in bilico nelle ultime sedute, però questo titolo ha una correlazione molto bassa rispetto al mercato. Vedete, ecco, graficamente appunto come si muove, non ha un beta elevato a differenza di tanti altri titoli finanziari, ma è la reattività rispetto all'indice di mercato. Quindi se lo sovrapponiamo con il DAX vediamo che questo titolo si muove in modo molto più tranquillo, diciamo, rispetto all'indice azionario. Meno volatilità. Esatto, meno volatilità, meno legame con l'indice e anche con altri titoli finanziari. Titolo è controllato da Deutsche Bank, sì, però una dinamica che è tutta a sé stante rispetto a Deutsche Bank. Tecnicamente quello che si potrebbe segnalare, a mio parere, un'area di acquisto interessante attorno all'area 36,50-37. Allora, quindi tu
l'attenderesti qua, più o meno cos'è? La rottura di questo? La rottura, attenderei, visto che il trend rimane molto ben impostato e con una correlazione non altissima rispetto al mercato, la aspetterei su una veloce correzione che sta arrivando. No, il 36,50 tu interpreti, cos'è? La rottura di questo livello? Cos'è? Un test a ridosso di quei livelli, sì. Ok, quindi attenderesti paio di punti percentuali sotto dove siamo oggi come livello d'entrata per un eventuale long, un eventuale fine long con un target massimo direi in area 39,80-40 euro, non di più. Fausto Tenini, noi abbiamo registrato la puntata, la settimana prossima vediamo come sono andate queste due bisogna operazioni. Farlo anche sul passato però, eh? No, so perché è andata bene in molte operazioni, hai ragione. Va bene, allora, rimani con noi perché vorrei condividere con te le cose che ci dirà Filippo Diodovic, che è in collegamento Skype dalla sala operativa di IG. Buongiorno Filippo. Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. Allora, le notizie importanti di oggi, Filippo, non possiamo, cos'è? Banco Popolare. Sì, oggi ci sono molte notizie su più mercati, abbiamo sicuramente il forte calo del settore bancario italiano, abbiamo visto la notizia di Banco Popolare dell'aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro, che si aggiunge poi agli altri aumenti di capitale che stanno penalizzando tutto il comparto. E poi le forti oscillazioni sul mercato valutario, oggi abbiamo ancora altri rialzi per quanto riguarda il cambio tra dollaro e le valute emergenti. Sicuramente questo è un altro tema molto importante, abbiamo visto anche come i cali di venerdì scorso siano stati legati ai forti ribassi, all'ennesima crisi finanziaria in Argentina, il cambio si è apprezzato, il cambio dollaro peso argentino si è apprezzato di più del 20% la scorsa settimana, con una possibile caduta del governo della Kirchner. E che poi nel frattempo se n'è andata la Kirchner, no? È andata a fare tre giorni prima è andata a fare un evento a Cuba, se non sbaglio. È scomparsa, c'è stato un rimpasto del governo. Stanno provando le ultime carte, sta giocando con togliendo le limitazioni alla richiesta di dollari, ma sentendo tutti gli argentini il problema dovrebbe continuare, quindi molto probabilmente si cercherà una nuova soluzione, ma la crisi oramai è evidente e per tutte le imprese, soprattutto spagnole e anche qualcuna italiana che ha molti interessi nel Sud America e soprattutto in Argentina, chiaramente questo influisce. Va bene, senti, allora dai, cosa ci dobbiamo aspettare? Ma ecco, noi pensiamo che continuerà questo apprezzamento del dollaro rispetto soprattutto a quei paesi come la Turchia o come il Sudafrica, che risentono non solamente della continuazione del tapering, ma anche di problemi interni come l'instabilità politica per la Turchia del governo Erdogan o degli scioperi nel comparto minerario per quanto riguarda il Sudafrica. Grande attenzione di tutti gli addetti ai lavori sicuramente per la riunione della Fed, abbiamo domani inizia da due giorni. Mercoledì. Sì, mercoledì sera avremo le ulteriori decisioni in politica monetaria da parte del board. Noi ci aspettiamo una ulteriore riduzione per quanto riguarda gli acquisti di titoli governativi di 10 miliardi di dollari, che si passerà da 75 a 65 miliardi di dollari di acquisti al mese, e questo potrebbe quindi dare ancora una leggera forza al dollaro per recuperare, sperando anche che anche il cambio euro-dollaro possa scendere, perché siamo su valori ancora molto elevati rispetto ai fondamentali, quindi siamo intorno a 1,37, quindi ecco, l'eventuale cedimento del supporto a 1,3660 potrebbe far scendere l'euro-dollaro anche verso quota 1,36. Però Filippo, tu hai ragione, però gli investitori abbiamo visto nel corso della settimana scorsa, proprio con tutti i problemi, i paesi emergenti, l'indice manifatturiero dalla Cina, il tapering che fa sempre paura a tutti gli investitori, alla fine cosa si fa? Si sceglie euro con i fondamentali che abbiamo qui. Ma non è strana quantomeno come cosa?
Sì, è strano, c'è, perché bisogna dire che l'euro, cioè, la Germania continua a mostrare segnali di crescita, ci sono invece i paesi d'Europa periferica che invece mostrano ancora debolezza. Si sceglie ancora euro-dollaro, sembra proprio che l'euro-dollaro non riesca a scendere, però ecco, le nostre attese sono soprattutto se il FOMC deciderà di ridurre gli stimoli monetari, che una certa debolezza per quanto riguarda il cambio euro-dollaro ci dovrebbe essere, quindi ecco, yeah, un'eventuale discesa almeno verso 1,36-1,35, che sono già un cambio già più accettabile. Grazie Filippo, alla prossima. Prego. Grazie mille anche a te Fausto, ci rivediamo la settimana prossima, faremo l'epilogo di come è andata First Energy e Deutsche Postbank. Ora pausa pubblicitaria e poi torniamo con l'educational finanziaria, il test e spalle. Allora, seconda parte di CFD Trading, quella dedicata all'educazione finanziaria, spesso e volentieri qui al lunedì spieghiamo un po' quali sono i partner, queste figure tecniche più interessanti. Quest'oggi facciamo un'analisi sul test e spalle che, Andrea Martella, ti posso confessare, è uno dei miei preferiti. Non è di facile individuazione, spesso ci sono falsi segnali, uno pensa di vederlo ma in realtà non è. Allora, innanzitutto, che cos'è il test e spalle? Allora, è un pattern di prezzo, cioè un movimento dei prezzi che possiamo ritrovare all'interno di uno storico dei grafici, dopo il quale succede qualcosa. In questo caso è un pattern di inversione e quindi suggerisce che il trend in atto, dopo che si verifica questo pattern, il test e spalle, inverte e quindi da un trend rialzista passiamo a un trend ribassista o il contrario. Allora, il test e spalle è una delle figure di inversioni più affidabili e che propone le opportunità di profitto maggiori, se lo becchi, insomma. Beh, certo. Il pattern si presenta al termine di un trend rialzista, sì, in questo caso poi c'è anche l'opzione ribassista, inversa, certo, inversa. La figura si sviluppa su tre massimi consecutivi, con il secondo picco maggiore del primo e il terzo più basso del secondo. Allora, questo è il disegno. 1, 2, 3 sono i picchi, giusto? Esatto. Il terzo, il secondo è maggiore di tutti degli altri due. Ed è la testa. Ed è la testa. Le due sono le spalle e la terza spalla in questo caso deve essere maggiore rispetto alla prima. Beh, è indifferente, basta che sia inferiore rispetto alla testa. Basta che sia inferiore rispetto a questa. Il concetto è proprio che all'interno di un trend rialzista noi troviamo massimi e minimi crescenti. Sì. In questo caso, avendo una spalla, l'ultima, che resta più bassa rispetto alla testa, quindi al massimo precedente, sì, ecco che viene meno il concetto di trend rialzista. Poi alla rottura della neckline, che è proprio quella linea che disegniamo in questa rosso. Questa è la neckline, sì, quella rossa. Che si verifica tra i due minimi all'interno del pattern, alla rottura già possiamo pensare di andare short. Oppure per chi è magari un po' più conservativo, diciamo un po' più prudente, può aspettare il pullback, che generalmente si verifica, il classico test. Quindi i prezzi scendono, fanno il breakout, ritornano sulla neckline, non riescono a superarla e lì c'è un'altra opportunità di short. Tu dove entreresti? Qui o al ritest? Alla prima occasione, perché tu non sempre, sì, non sempre il breakout poi viene ritestato, quindi sì, sicuramente è un'ottima occasione quella per entrare. Allora, altro cartello. Tra l'altro il target si può inserire con molta facilità andando a proiettare il test e spalle in basso. Allora, ritorniamo quindi un secondino al cartello precedente, così mi fai vedere più o meno il target. Dove lo metteresti tu? Allora, noi prendiamo la testa, la ribaltiamo. Quindi, cioè questa distanza qua? Esatto, tra la testa e la neckline. Fum, la rimettiamo qua? E quello è il nostro target. O qua alla rottura? Alla rottura. Alla rottura, quindi la distanza tra la neckline e il massimo, la testa, qua, la mettiamo qua, teoricamente, questo è il target. Esattamente. E nella maggior parte dei casi viene toccato, anche perché, essendo uno tra i pattern più famosi, più conosciuti, è anche uno dei più seguiti. Quindi nel momento in cui c'è il breakout, vedremo all'interno dei grafici che ci sono dei movimenti particolarmente veloci e forti. E poi, effettivamente, il target viene generalmente colpito. Vabbè, allora avevamo già anticipato la neckline, comunque
scritto professionalmente, dice fondamentale segmento che congiunge la base formata dai due minimi della figura, la neckline, e la sua importanza deriva dal fatto che la figura è completa, è completata solo quando i corsi violano al ribasso questo riferimento. Esatto, ci deve essere un segnale proprio chiaro. Ecco, possiamo tenere d'occhio anche i volumi, che sulla seconda spalla dovrebbero risultare più bassi, proprio perché abbiamo un movimento rialzista che si sta esaurendo e quindi abbiamo dei volumi più bassi. Alla rottura i volumi aumentano, quindi se non siamo riusciti a entrare proprio sul breakout, perché magari quel giorno non eravamo a casa, non eravamo attenti, ecco che possiamo andare a comprendere con più facilità, grazie ai volumi, quali movimenti sono stati più importanti e quindi riusciamo a rientrare sul pattern. Grazie Andrea per questa analisi sul testa e spalle. Allora il nostro CFD Trading termina qui, torneremo come sempre lunedì prossimo per l'approfondimento dedicato ai CFD. Ora aggiornamento borsistico con Angela Antetomaso dagli studi CNBC di Londra e poi torniamo con Forex Update e faremo il punto un po' sulle economie emergenti e sulle valute di queste.